A Misano, Santa Monica, il circuito Marco Simoncelli, c'è proprio già aria di gara, qui la Romagna, si sente il rumore anche della stagione motoristica che sta partendo, ci abbiamo tutti un gas addosso, che è ora di aprire il gas. Te sei? Mattia Cecchini, di Cattolica. Cattolica! E che scuola fai? La terza media. Dopo cosa vuoi fare? Litish meccanico. Ti piace la meccanica? Ah sì. Da quant'è che hai cominciato ad andare in moto, te? Io da quando avevo 3 anni. Oggi come andate le prove libere? Oggi diciamo così è andata abbastanza bene. Però poteva andare meglio. Quanto sei arrivato? Facciamo esimo. Però no, ero un turno di prove libere. Dopo tocca andare forte nelle qualifiche. Ho visto che prima parlavi col tuo meccanico. Abbiamo guardato un po' la telemetria. Spiega la telemetria a uno che non capisce niente. In pratica sono i dati della moto. Il telemetrista scarica dal dashboard che c'è sulla moto. Che è un coso, il dashboard è un coso che hai tipo il computer. Sì, è un televisorino attaccato alla moto davanti. Scarica da lì e che dati sono? C'è l'apertura del gas, apertura e chiusura. Il gas non quello che viene dalla Russia, il gas. No, adesso il problema del gas. Il gas della monopola. Sì. Poi? Poi il freno. Le marce. Quante marce hai? 5 marce. È meglio il cambio elettronico o senza? È meglio col cambio elettronico, perché senza il cambio elettronico dovresti chiudere il gas e buttare sulla marcia. Invece tu tieni sempre il gas aperto. Allora, io ho un nipotino di 3 anni e mezzo, si chiama Tommaso, gli piacciono le moto un casino. Te, se gli dovessi dare un consiglio a Tommaso, cosa diresti? Di incominciare a noleggio e poi man mano che se vede che gli piace andare avanti. Una mini moto, andare avanti. Qual è il segreto per diventare un manico? Allora, innanzitutto ci vogliono i soldi. Prima cosa, parliamo di... È lo sport che costa. A te chi te li dà? A me li sponsor. Seconda cosa, l'impegno. E terza cosa, la passione. Ce l'hai il fan club? No. Ti tocca averlo. Non ce l'ho. Allora, in bocca al lupo, diventa numero 1. Grazie.